Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute. Oggi siamo nel secondo incontro con i laboratori dei piccoli Grog. Il primo laboratorio è stato lo scorso sabato e abbiamo raccontato la storia del castoro. Abbiamo anche realizzato la nostra coccarda personalizzata dei piccoli Grog, che ora io indosserò. Eccola qua. Abbiamo realizzato questa coccarda perché così iniziamo ad appartenere al gruppo dei piccoli Grog, che si incontrerà nell'anno nuovo in Ludoteca Vicolo Balocchi. Questo progetto dei piccoli Grog è un progetto che AICS Bologna sta realizzando con il contributo della Fondazione Carisbo e che prevede una serie di incontri per bambini presso la Ludoteca Vicolo Balocchi, dove faremo attività nella natura, dove faremo laboratori creativi e ci incontreremo una volta alla settimana quando la Ludoteca Vicolo Balocchi sarà aperta. Speriamo presto in gennaio. Per il momento vi tengo compagnia con questi laboratori creativi. Ne faremo uno anche il prossimo sabato e poi il sabato ancora dopo. Facciamo un piccolissimo riassunto della puntata precedente. Nella puntata precedente abbiamo scoperto quali sono i nostri amici e sono Grog il castoro, Griff un castoro veramente molto molto elegante e la signora Alce. Abbiamo detto anche che a Grog piace tantissimo prendere il sole, gli piace tantissimo nuotare nella natura e nei fiumi. E gli piace tantissimo mordicchiare dei legnetti. Alla signora Alce invece piace correre libera e felice, gli piace strofinarsi contro gli alberi per farsi il solletico e gli piace anche bere l'acqua fresca dai fiumi. Al nostro Criff invece piace tantissimo rotolarsi sulle foglie secche, guardare l'orizzonte e stare in compagnia degli amici. Beh, abbiamo anche detto che i nostri Grog, Criff e signora Alce hanno un nemico, i cacciatori, che vanno nei boschi e cercano di sparargli. E così infatti un giorno, nella loro tana, nel loro rifugio vicino al fiume, sento un boom boom. Si spaventano tantissimo e capiscono che è ora di fuggire. E scappando, scappando, vivono tantissime avventure. Alcune più belle, alcune un pochino meno. E quindi oggi vi racconto un'avventura del nostro amico Criff. Beh, Criff camminava, 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 camminava. Era molto stanco il povero Criff. Camminava in un bosco perché doveva raggiungere il fiume più vicino. Era andato in perlustrazione perché se quel fiume fosse stato bello, tutto il villaggio dei Grog si sarebbe potuto trasferire lì. Pensate, anche tutti i piccoli Grog, i figlioletti, anche i castori più anziani avrebbero potuto seguire tutti e vivere in un posto altrettanto bello. Ma per essere sicuri che fosse appunto sicuro, il nostro Criff doveva andare in perlustrazione. Cammina, 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 cammina. A un certo punto vede in lontananza una cascata di
foglioline che venivano proprio da un boschetto nei dintorni. E sapete, Criff come cosa preferita ha quella di ruzzolarsi nelle foglie. E pensate che abbia potuto resistere a questa cascata di foglioline? Assolutamente no. Criff si mise quindi a perdere un po' di tempo e si rotolò, si rotolò, si rotolò nelle foglie. Ah, che grandissima soddisfazione! Come sono contento e felice, pensò Criff. Questo potrebbe essere veramente un posto eccezionale dove passare il tempo. Potrei proprio andare a chiamare tutti i miei amici e dirgli che ho trovato il posto proprio sicuro per noi. Ma ad un certo punto sentì degli stranissimi rumori. Ma cosa sarà? Ma cosa sarà? Si chiede Griffith. Mi avvicino un po' per vedere. Un terribile lupo, un terribile lupo, un branco, scappa, scappa! Scappa, Criff! Criff riuscì a scappare e tornò da Grog e dalla signora Alce molto, molto spaventato, veramente terrorizzato. Ma non possiamo andare in quel fiume, lì c'è un branco di lupi, ci sbranerebbero. Oh no! Grog e la signora Alce erano veramente molto tristi perché ci contavano molto su questo posto. No, Grog, dobbiamo continuare a cercare un posto che vada bene per noi e che sia sicuro. Va bene, Criff, continueremo a cercare. E così si rimisero in marcia. E quello che accadde dopo, beh, quella è un'altra storia che vi racconterò il prossimo sabato. Adesso invece possiamo fare insieme un bel laboratorio che spero vi piaccia, cioè bello per me, ma spero che piaccia anche a voi come è piaciuto a me. Io l'ho realizzato quest'estate, mentre ero in vacanza ed ero in vacanza in un boschetto e ci avevo tantissime foglie attorno. Quindi, per fare questo laboratorio ci servirà un cartoncino. Ah, vedo che si è collegata Laura. Ciao, benvenuta. Allora, ci serve un cartoncino, poi forbici, acquerelli. Se non avete gli acquerelli, vanno bene anche una tempera, una classica tempera, ma con gli acquerelli è un po' più semplice. La tempera sporca molto di più, però se avete anche la tempera va bene anche quella. Io intanto inizio a aprire la mia scatola di acquerelli. Beh, con gli acquerelli sicuramente, ma anche con i nostri fantastici tempere, servirà un pennello. Io ne ho presi un po' di diversi tipi. Ecco qua. Poi ci servirà un pochino di acqua dentro un vasettino. Se volete la colla, ma non è indispensabile. E poi la cosa proprio essenziale, le foglie. Allora, buongiorno, Grog un po' più grande. Hai le foglie? Ecco. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un libro della natura. Adesso le foglie sono veramente molto molto belle perché sono di tantissimi colori e quindi è un peccato lasciarle a terra. Mi raccomando, però, non strappate quelle che stanno sugli alberi, prendete quelle che sono tipo sui muretti. Ecco, non prendete quelle proprio a terra che le hanno calpestate tutti, prendete quelle che sono tipo, non so, su un muricciolo, quelle dentro la scuola. Ah, ok, va benissimo. I colori a dita vanno benissimo. Allora, invece del pennello,
tu userai le tue dita ed è perfetto. Quindi dicevamo foglie. Ora ve la faccio un pochino più difficile. Servirebbe anche una spugna se ce l'avete asciutta. Provate a vedere se con i vostri genitori o chi è in casa con voi avete una bella spugna. E poi un peso. Allora, io userò questo librino. Ok, gli ho tolto la copertina che dopo gliela rimetto perché un pochino si sporcherà, quindi deve essere un libro che non ci tenete perché altrimenti un pochino vi si sporca. Ok? Un libro che si possa ricoprire, così non prendete un libro prezioso. Dei vostri genitori o dei grandi che stanno con voi o un vostro libro molto molto prezioso, prendete un libro che si possa ricoprire e così non si vede che si sporca un po', perché un pochino si sporca. Il mio ha sopra una copertina e quindi anche se lo sporco dentro non importa. Iniziamo a tagliare il nostro libro. Allora, io ho questo cartoncino, lo divido a metà per il lato lungo. Ok? Così. Poi con le unghie passate proprio il filino. Ok, così. Un paio di volte. In modo tale che aiutate a tagliare, riaprite, ok, e tagliate dove c'è il filo, fino in fondo. Ecco qua, questo lo possiamo momentaneamente mettere via. Adesso io vi faccio vedere due tipi di libretto, poi scegliete voi quello che vi piace di più. Potete anche crearne di vostri, non importa che seguiate i miei, però io ve ne faccio vedere due tipi. Allora, questo tipo qua è un tipo a finestrella, quindi fate bene attenzione. Ora io provo a farlo in sospensione, che è un po' difficile, però voi lo potete fare appoggiati. Vediamo se spostando un pochino la telecamera si dovrebbe. Ok, si vede meglio così. Allora, voi state appoggiati sul tavolo, prendete le due estremità e iniziate a piegarle avvicinandole, ok? Le avvicinate, le avvicinate, le avvicinate. Man mano che le avvicinate, i due filini devono combaciare, così viene proprio una finestra. Mettete un dito, ok? Con l'altra mano, schiacciate. E schiacciate. Ecco qua. Vedete? Se voi aprite così viene una bella finestra. Tac, 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 tac. L'altro tipo invece di librino che possiamo fare è un librino a fisarmonica. Allora, come facciamo a fare un libro a fisarmonica? Bella domanda. Li appoggiate sempre sul tavolo, piegate un lato e piegate l'altro lato andando proprio sopra, ok? Dovete avere una cosa così, una specie di pacchetto, vedete? Dopodiché spingete forte e viene un quadrato. Vedete che viene un quadrato? Se aprite un lato, lo ripiegate indietro così e schiacciate bene sempre appoggiandovi sul tavolo. Come vedete, viene una bella fisarmonica o un ventaglio. E questo è l'altro tipo. Adesso io ho scelto questo, il tipo a finestrella, ma potete farne anche di tanti diversi. Io ho scelto questi due perché sono, secondo me, molto carini. Allora, ora ci divertiamo. Apriamo la nostra finestra.
E dobbiamo lavorare soltanto qua nel centro, ok? È molto importante perché questi due lati si devono chiudere e aprire. Spugna la metto sotto, l'appoggio e poi appoggio sopra la parte che mi interessa. Allora, come sentirete, ora è un po' molliciosa e così deve essere. Apro la mia acqua. Scelgo un colore. Io scelgo il colore blu. Ho scelto il colore blu. Voi che colore avete scelto? Ditemi un po'. Scelgo una foglia. Io sceglierò questa. Mi raccomando, la foglia non prendetela troppo secca perché sennò fate molta fatica. Scelgo il lato. Io scelgo questo lato di sotto che ha tutte queste venature. Vedete che la fogliolina ha tutte le venature. Ok, sceglierò questa. Immergo il mio pennello nell'acqua. Prendo il colore blu. Adesso voi vediamo se spostandolo un po'. Sì, ecco, perfetto, così va bene. E coloro l'interno di tutta la foglia, ok? Colorate, colorate tutta la foglia all'interno, tutta la foglia, tutta la foglia, tutta la foglia. Che poi la mia foglia è gigantesca. Sto facendo una fatica terribile. Chi ha i colori da dito, praticamente userà le dita per colorare l'interno della foglia, eh? E non c'è nessunissimo problema. E sporcherete un po', vi sporcherete anche le mani. Poi l'importante è che lavate tutto, eh? Ok, ci siamo quasi. Adesso che abbiamo colorato tutta la foglia, vedete, io ho tutta la mia foglia blu. La appoggiate, questa è una parte molto difficile, molto critica, la appoggiate sul foglio. Ecco, è appoggiata sul foglio. Speriamo, non si sa mai che cosa viene fuori. Prendete il pesetto dove appunto io ho usato un libro, però se avete un legnetto, per esempio in casa potreste avere un tipo un legnetto, un non so, una scatolina che non usate, insomma, qualsiasi pesetto. E lo appoggiamo sopra. Ok? Spingete. Spingete bene, bene, bene da tutti i lati, perché se non spingete da tutti i lati, la foglia non viene fuori, eh? Ah, non vi ho detto una cosa importante, il colore va messo sul foglio, eh? Dobbiamo fare come uno stampino. Mi raccomando, non al contrario, se no distruggete il pesetto. Ok, solleviamo. Vedete che un pochino purtroppo si è sporcato, però gli acquerelli vanno anche via facilmente. Ecco, come vi dicevo, non usate libri che abbiano una copertina preziosa, ma usate cose che potete ricoprire e non si vede niente, perché sennò è un peccato. Allora, siamo messi così, vedete? Prendiamo il picciolo e piano piano. Eccola, è venuta! No, sono troppo felice. Guardate che meraviglia! Abbiamo impresso, proprio impresso, la foglia sul foglio nel nostro splendido librino. È una cosa meravigliosa, guardate. Io sono estasiata. Adesso, se vogliamo, cosa possiamo fare? Abbiamo altre due paginette qui, vedete? Una e una due. Io ho una foglia microscopica, ok, che potrei usare, vedete com'è piccola, piccola, piccola. E potrei anche cambiare colore, infatti, non serve usare sempre lo stesso colore. Userò il marrone. Come sta andando?
Spero che stia andando bene. Dopo mi raccomando di mandarmi una foto del vostro lavoretto finito. Sono molto curiosa. Allora, questa volta faccio il lato davanti. Tra l'altro, vi spiego un segreto. Ci sono delle foglie che sono più, non so, più ruvide, più quasi vellutate, e quelle foglie lì si imprimono benissimo. Adesso io ho fatto, metto la mia spugna, metto qua la mia parte ancora bianca, prendo la mia mini mini fogliolina piccolissima, la imprimo col colore sul foglio, mi raccomando non il contrario, e la schiaccio. Spingo bene da tutti i lati, mi raccomando. Sotto sentite che smolliccia perché c'è la spugna, è giusto così, eh? Mi raccomando. La tolgo, poi picciolo piano piano, eccolo un po' sporcato, è lo stesso. Da-da! E qui possiamo andare avanti, farne tantissime, tutte le foglioline che vogliamo, eh. Ora mi raccomando, va lasciato asciugare. E dietro possiamo o fare altre foglie, oppure possiamo anche scrivere, per esempio, il mio libro della natura. A me piace molto fare questo gioco, che sul davanti incolliamo la foglia vera e propria. E poi quando tu apri dentro, da-da, vedi che c'è l'impressione. Ora ve lo faccio vedere come farei io. Prendo la foglia, gli metto la colla. Tutta la colla. Su tutta la superficie. Dietro lo incollo. Ok? Spingo bene, poi adesso ovviamente mi sono sporcata tutte le mani, però va bene lo stesso perché stiamo facendo una cosa creativa. E quindi voi vedrete questo librino così, poi quando lo girate, da-da! Si apre, ci sono tutte le foglie impresse, molto carino. E qua possiamo veramente scrivere il mio. Possiamo scriverlo con un pennarello, perché scriverlo con le scriverlo con gli acquerelli è molto difficile. Allora, io qui scrivo il mio libro della natura. Voi potete scriverlo con qualcosa di più carino. Io l'ho scritto con questa penna perché adesso avevo questa penna a disposizione. Ecco qua, il mio libro della natura. E quando avete una forma diversa, per esempio questa fisarmonica, dovete immaginarvi di aprirlo e sfogliarlo proprio. Quindi qui metteremo, per esempio, la foglia vera, questa. Poi si apre e mettiamo la foglia impressa. Poi possiamo provare a fare delle impressioni anche con cose diverse, tipo con un bastoncino. Ecco, per esempio con un legnetto si può provare a imprimere anche il legnetto, non è che verrà tutta questa. Facciamo una prova, perché adesso io sono anche una persona molto curiosa e voglio sperimentare un po' con voi. Allora, un legnetto io avevo, ce l'avevo perché è una delle cose preferite di Grog e quindi mi ero preparata così. Voi provate a prenderlo quando siete fuori al parco. Se scegliete un colore un po' scuro è meglio perché vengono più belli. Io scelgo qua questo viola. Lo passo
sulla superficie. Serve più acqua, Alice, serve più acqua. Più acqua. Lo passo sulla superficie. Superficie, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Bene. Metto sempre sotto la mia spugna, che ormai abbiamo imparato. Poi metto il legnetto proprio dal lato del colore, lo tengo fermo con un dito perché sennò vado da tutte le parti, metto sopra il mio pesetto e spingo. Spingo, 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 spingo. Lo tolgo ed è venuto l'impressione del legnetto, poi noi sopra glielo possiamo incollare per far capire che è quello, semplicemente con un pochino di colla. Ecco qua, lo incollo e voilà. Secondo me è molto ops. Questo dovrebbe essere un fuoriscena. Ecco, bisogna incollarlo con la colla vinilica, è meglio. Comunque adesso io lo tengo fermo così. E secondo me è molto carino perché si vedono tutte le venature del legno e quindi possiamo andare a esplorare quelli che sono i legnetti, come sono fatti. Bene, io ho finito il mio laboratorio e spero che vi sia piaciuto, spero che siete riusciti a fare anche voi il vostro libro della natura e aspetto le foto del vostro libro della natura come l'altra volta mi avete mandato le coccarde. E noi ci vediamo il prossimo sabato con, vi do una piccola anticipazione, dei calzini vecchi e vediamo cosa possono diventare i calzini vecchi. E invece vi ricordo che questo video verrà messo anche sul canale YouTube ICS Bologna, quindi se siete rimasti un po' indietro potete andare sul canale YouTube e vederlo da capo. E vi aspetto sabato prossimo alle 10. Un abbraccio e buon weekend!